Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui per parlarvi di una cosa che è inerente al mio lavoro. Visto che è una cosa molto particolare, molto gradita per quelli del mio settore, ho deciso di mostrarvelo. Mi è appena arrivato il campione, di una finestra. Cos'ha di particolare questa finestra? Che è il 30% più sottile rispetto agli altri serramenti in PVC. Di solito i miei clienti si lamentano perché i serramenti in PVC sono più grossi dei serramenti in alluminio o dei serramenti di legno. Questa finestra è molto ma molto particolare perché si guadagna molto spazio per il vetro, in più ha un cassonetto che è piccolissimo, è alto 22 cm, è spesso 22 cm, e in quei 22 cm ci sta dentro la tapparella in alluminio, una zanzariera e il motore elettrico compreso di telecomando. Niente, la finestra è questa. Ora l'apriamo e vediamo com'è fatta. Come vedete, ho appena disimballato la finestra. All'interno ho trovato il telecomando per la tapparella. Questo è il suo supporto telecomandato. Si appende al muro. Appena lo appoggiate, il telecomando rimane agganciato. Allora, come vi dicevo, la finestra è minimale. L'hanno stretta così tanto che hanno dovuto mettere la maniglia in mezzo alla finestra. Non è sull'antina di destra o sull'antina di sinistra. Come vedete, è posta proprio nel centro. Sta anche bene esteticamente. In più ha un'altra particolarità che mi sono dimenticato di dirvi prima. Le ante nell'anta ribalta, perché i serramenti PVC, se sapete, sono sempre con l'anta ribalta, questa anta ribalta ha di particolare che si aprono tutte e due le ante. Ora vi farò vedere. Non so se si vede dal video, comunque dopo vi farò vedere a finestra montata che si sono aperte tutte e due le ante e non una sola. Benvenuti nel mio showroom, come vedete ho posato la finestra alle mie spalle, così ora posso farvela vedere con più chiarezza. Come vi dicevo prima, la maniglia è posta nel centro, la cremonese è posta nel centro delle due ante, così si riesce a fare anche il profilo più arrotondato, vedete, più stretto, come vi dicevo, minimale e più arrotondato. Lo spessore, la sezione è di 11 2,2 mm e l'anta qui è di 9 centimetri. Poi vi farò vedere quanto spazio abbiamo guadagnato rispetto a una finestra normale. Adesso comunque guardiamo in maniera un po' più approfondita questa finestra. Come vi dicevo, ha l'anta ribalta, si chiama dual fit, si aprono tutte e due le ante sincronizzate. In più c'è la possibilità anche di fare la microventilazione. Ora così voi non lo vedete, ma mettendo la maniglia a 45 gradi verso l'alto si apre l'antina di 3 mm per tutto il perimetrale. Come vi dicevo prima, il cassonetto è spesso 22 x 22, di cui 7 cm vengono coperti dal telaio. Quindi la parte che si vedrà verso l'interno sarà minore. Le guide sono piccolissime, sono già attaccate al serramento, sono spesse 6 cm e in quei 6 cm scenderà sia l'avvolgitore, quindi la tapparella che è in alluminio, e la zanzariera. Come vedete c'è il telecomando, come vi dicevo prima, si aggancia nel suo supporto con una calamita. All'interno troviamo anche degli antieffrazione, così sarà difficile aprirla. Eventualmente se arrivano dei ladri, ce ne sono 4, 1, 2, 3 e 4.
In più ci sono le classiche chiusure per non far entrare l'aria dei serramenti PVC, che sono questi, che si agganciano con dei sugelli che ci sono qui intorno a tutta la finestra. Poi ce ne sono due alti in intrusione in alto e sempre un altro aggancio per l'ugello in alto. Ora siamo pronti per farvi vedere una finestra normale, una classica finestra in PVC dove la maniglia non è posta al centro, così prenderemo la misura anche delle sezioni di quelle antine lì e vedremo quanto guadagniamo con questo tipo di finestra. Ora siamo davanti a una finestra classica, una finestra diciamo normale in PVC. Allora, prima cosa misureremo la parte centrale, che è quasi 17, quindi col profilo minimale guadagneremo 6 cm di vetro soltanto con la parte centrale. Invece con la parte laterale, qui è 12 e quell'altro è 9, quindi 9 e 12 sono altri 3 cm, quindi guadagneremo 6 cm con i lati e 6 cm con la parte centrale. Spero di essere stato d'aiuto per chiunque si stia facendo un'idea sui serramenti in PVC. Questa è una buona soluzione perché con un cassonetto come questo, dove c'è inserito praticamente tutto, si riescono a battere anche i prezzi in confronto che comprare un cassonetto staccato dalla tapparella, staccato dalla zanzariera e con il rullo sempre a parte. Spero di essere stato di aiuto per chiunque si stia facendo un'idea sui serramenti in PVC. Questo profilo costa all'incirca un 15% di più rispetto a un profilo normale e si guadagna più luce. È più bello anche più gradevole alla vista, visto che la maniglia non è posta sul laterale ma è posta sul centrale e in più il profilo, chiaramente essendo più stretto, sono riusciti a farlo anche più arrotondato. Come dicevo prima, spero di essere stato di aiuto. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e mettete un like se vi è piaciuto il video. Grazie, buona giornata.